amo. Grandi, io lo sapevo, grandi, grazie di questo incontro, grandi, grazie, io lo sapevo che andava a finire così, io lo sapevo, prima al sommergibile, poi a benzina, ma te mi continui a fare i peggiori danni della nostra vita, Indo si è cacciato? Dove si è cacciato quel farabutto? Se sta a nasconde, ha confuso le idee anche all'orchestra. Guarda in che stato sono questi. Guarda come si sono conciati. Ha plagiato pure loro. Hai visto? Quello che mi vuoi imitare, che mi vuoi sfruttare la mia immagine. Dove si è nascosto? Dove si annida? Manco fosse... Mi sta a spiare, capito? Quello mi spia. È continuamente alle mie spalle. Manco fosse il grande fratello. E' qua, hai capito? Questo mi ha tolto la mia identità, io non so più chi sono, lo sai quanto spendo al mese io? 3.000 euro. De parrucche? Ma che de parrucche? De psicanalista, non so più chi sono, hai capito? Ma chi sei, Autista. E dove stavi? Davanti. Sempre davanti? Sempre davanti. Sei un autista? Allora autami, va, piglia le valigie e portali dentro il camerino, va? Fa una cosa, vai, vai. No! E ho capito, ma che mi sta ascolta pure te? Pure autista se sta pia con me. E basta, E io mi sono stancato, mo basta. Io voglio lasciare sta trasmissione, La voglio lasciare. Sì, la voglio lasciare. Ma come? Ma scusate, ma dopo tutto questo sfiancarsi, questo prodigarsi di energie che in un unico afflato portano il risultato di obiettivi raggiunti, de lavoro, c'è una parola sola, è lavoro, dopo tutto questo lavoro mi tocca pure sopportare quel clone, perché io sono stato clonato, io sono clonato zero! Hai capito? Vi è qua e se via tutti gli onori miei, io non gliela faccio più. Basta, sono stufo di questa storia, io me ne vado, ma cosa crede che io me ne stia qui ad aspettarlo così, a braccia aperte? Torno sui miei passi adesso sì, è inevitabile. Percorrerò a ritroso un viaggio che mi costa lacrime. Mi aspetta un mare di tranquillità, tempeste che ho già superato anch'io, in tutte le promesse disattese, perdevo me e ritrovavo Dio. È lì la verità, ora lo so, io così scettico. Adesso so che la felicità non è un ostacolo. Spiegando quasi tutta l'energia, convinto che il mio mondo fosse là, per sempre disponibile, per sempre, senza dolore, senza falsità. Concerto dentro me, la mia strada so qual è,
abbiamo foreste, montagne inviolabili, ma poi a sorprenderci il sole che dissolve le ombre intorno a noi e impariamo a sperare un po' di più, a camminare, a sognare insieme a braccia aperte, col sorriso e un po' più di umanità. Degli amici a volte sì, restano anonime, perché non si riesce a entrare mai in certe anime. Avrei voluto credervi di più ed ascoltare ancora una bugia, ma questo tempo non ci lascia scampo, noi prigionieri della nostalgia. Concerto dentro me, il mio posto è accanto a te, che vive le nostre mille storie nascoste, verità, una sera di queste mi riprendo il coraggio e torno. Mia, le mie radici, la mia coscienza, a braccia aperte, rincontrarti è un piacere, libertà. Aperte, col sorriso e un po' più di umanità. Sveglia, 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 svegliarsi, lavorare. Perché io mi sono stancato. Basta con questa storia di sto doppio. Sei tu che hai voluto il doppio. A me mi bastava il singolo. Ma chi sei? Io sono single. Ma chi sei? Single bell, single bell, single all the way, all the way. Ma chi sei? Sono la tua pazienza, la tua tolleranza, il tuo rispetto. Guarda che la pazienza è finita. Per me è finita. Qui con i chiacchiere stiamo a zero! Hai capito? E mo basta, oh. E questo continua a sfruttare la cosa mia, continua a vestirsi come me. Pure hai cambiato taglio dei capelli, mo mi tocca ricomprare una parrucca nuova a me. Lo so. E basta, oh. Quanto ti ne faccio soffrire. Ne la famo più. Sono il tuo eterno alter ego. E ho capito, ma ne la faccio più. Trova una parrucca per tutta la vita, metto quella, basta. Mica posso star cambiare, spendi i soldi, li spendi. Ma fai come panariello, fate sale e pepe. Anche aglio, olio e peperoncino, voglio dire. Hai capito? E mo basta, scusa. Guarda, è una sofferenza bilaterale. E lo so. Come l'ernia. Ho capito. Che mi hai fatto venire. Tu hai fatto venire l'ernia a me. No, a me, io faccio uno sforzo tutte le volte a raggiungerti. Io ti sto inseguita una vita. Ma io ti inseguo da una vita. Ma hai pure solato l'autista. T'ho che solato. Dalla fame perde la vista. Questa non la sapevo. È nuova. Ma segnate questa. La famo la prossima puntata, oh. Senti, mo basta. Senti, facciamo. Io posso cosa. Reggere qualsiasi cosa, ma adesso che tu mi accusi addirittura di averti preso il tuo autista è una cosa che non sopporto, no. Hai capito? Allora mo facciamo basta. Una bella cosa. Che caro mixer X. Che famo? Uno, due.
Chiamiamo qualcuno che possa mettere finalmente luce su questo nostro ingavino. Non capisco di che cosa stai parlando. Abbiamo bisogno di un giudice che stabilisca una volta per tutte chi di noi è zero e chi è meno di zero. E chi è sotto zero. Chi sta al freddo. C'è uno strato. C'è uno strato. Vabbè. Vogliamo chiamare. Ci avete un giudice? Ci abbiamo un giudice. Facciamo il giudice. Famo mandare il giudice. Io li portavo negli anni 70 così, uguali, solo neri. Lui negli anni 70 aveva già 63 anni, se che se lo ricorda. Volete che mi mandi in galera in base all'articolo 0? 56? Guardi, io fino a prova basta. Contraria... Mo basta, mo mi sono stancato. Io fino a prova... Allora, portiamo in fondo questa cosa. Adesso lei deve giudicare chi dei due è Renato quello vero, perché mi sono stancato. Togliamoci, bisogna secondarlo. Quali prove portate ciascuno di voi a vostro favore? Io ce l'ho la prova, autista mio. È l'autista l'unico. Mio. L'autista è mio. Mio. Autista è mio. Mio. Non c'è prova. Allora. Silenzio. Do sta autista. Lo devo chiamare io l'autista. Ah, sono il giudice. Sei pagato apposta. Certo. Entri l'autista. Entri autista. Do sta, ecco. Oh, ciao. Ciao. Allora, lui dovrà stabilire a questo punto. Ricordati che a marzo andiamo in tournée. A marzo andiamo in tournée, au. Questo fino al 3 gennaio mi serve a me, au. E io con tanta generosità te lo lascio pure fino a marzo. Lo lasci, ma sì. A mo questo devi stabilire. Pensaci bene, chi dei due è il vero Renato? Devi stabilire solo te puoi pensare. John, ricordati. John, ricordati che io ho sempre fatto fa... A spigne le limousine. E poi le fatture mi arrivano a me perché lui fa, capito, va sartorie, a me mi arrivano le fatture sue. Ma sta scherzando, ti mando quelle delle parrucche. Degli euro che non te sto a dire, capito? Sta attento, Gio, che questo deve mettere. Guardami bene, Gio, non sta a sentire, questo ci sta a provare. Si no. Prenda il suo tempo. Vabbè, ma io stasera a chi accompagna a casa? Uno dei due, pensaci bene, uno dei due lo devi accompagnare. A questo punto interviene la corte. Vi sottraggo io il dubbio, perché adesso porterò via con me il corpo della guardia. C'è la guardia del corpo, c'è il corpo di Renato, c'è il corpo del reato. Andiamo, se famo due uova, ti cammino, aglio, ci mettiamo dentro pure poca, Francesca, poi che avevo detto sulla scuola. Ma vedi che hai combinato. Non ho fretta, so attendere, le vendette vanno consumate fredde? Sì. Fredde. Dice. Io intanto è bollente la mia, la vado a far raffreddare e seguo il corso della giustizia. Ciao, a più tardi.